Allora, buonasera ragazzi, questa è la routine che dovete fare voi per scaldarvi le spalle. Ok, sono solamente 12 minuti, dovrebbero essere 12 minuti, seguite esattamente questa routine e la base è cercare sempre di stare con le scapole addotte. Evitate di portare le spalle in avanti o addirittura alzare le spalle, ok? Questa è la routine. Ed ecco qua la routine, sono circa 12 minuti. Per due round dovete fare 12 butterfly, poi sono 12 row e poi sono 12 rotazioni stando in piedi. Questa due volte, ok? Poi abbiamo 12 good morning con l'elastico, abbiamo 12 curl and press e abbiamo 12 alzate laterali. Anche questo per due round. Poi gli ultimi due round vengono fatti in questo modo, sono 12 push-up con l'elastico dietro la schiena, con un braccio faccio lo snatch, con l'altro braccio faccio lo snatch e anche questo per ben due round. Ok, l'elastico da prendere è un elastico leggero, ok? Non mi chiedete quanti chili sono, deve essere leggero, vi deve permettere di fare l'esercizio senza usare la grande muscolatura, deve usare solamente la muscolatura stabilizzante, ok? Passiamo al butterfly, anche solo sotto un piede, ok? Vi mettete in questa posizione e portate sulle spalle. Stop, ok? Di queste sono 12. Corpo fermo e lento. Poi abbiamo 12 row. Agganciate, va bene anche la maniglia, ok? Fermi in questa posizione, portate poi gli elastici. Lento, piano, non strattonate, siete già forti, non fa niente. Fate in fuori e controllo. Ok? Questo è il lavoro. Poi abbiamo le rotazioni stando in piedi. Cosa faccio? Distendo l'elastico facendo scorrere, qui lo porto a petto e qui faccio 12 rotazioni. Ok? Siccome sono due round, le prime 12 rotazioni sono indietro. Nel secondo round le 12 rotazioni sono in avanti e il riferimento è sempre l'elastico aderente al petto. Poi abbiamo gli altri due round. Good morning. Metto i piedi sull'elastico, porto gli elastici dietro, fermo in questa posizione, scendo e mi rialzo, ok? Non perdere mai le spalle, questo no. Faccio vedere il profilo, petto in fuori. Stop, non perdete la curva lombare, questo è sbagliato, questo è sbagliato, ok? Porto il sedere fuori e mantengo. Questi erano 12 good morning. Poi avrò curl and press, e rimane sempre in questa posizione, piano, porto verso l'alto, giro i gomiti e distendo. Stop, giù. Giro su, qual è l'obiettivo? Mai alzare le spalle, sempre scapole contratte e compresse dietro, giro e controllo. No, sì, chiaro? Che sono 12 anche questi, poi abbiamo 12 alzate laterali, sotto un piede, pollice verso l'alto, ok? Metti in fuori, uno, due, no, tre. Stop, 4, stop, serrata le scapole dietro. Questi per due round totali, quindi good morning, curl and press e alzate laterali per ben due round. Poi cosa devo fare? Ho i push-up, perfetto. Potreste metterlo doppio, portarlo dietro e distendere le braccia, uno, sempre petto in fuori. Ok? Guardate bene, devo ruotare. Metti fuori, ruoto. Poi ho 12 one arm snatch, perfetto. Metto l'asso sotto il piede, opposto alla mano verso l'alto. Attenzione deve essere questa, quando il braccio a 90 gradi, devo trovare il centro dell'asso. Afferro, spingo il pollice verso l'alto. 12 di questi e poi faccio l'opposto. Chiaro? Attenzione, eccola. Spingo verso l'alto. Lento, arrivo,
Schiaccio la scatola. Mai, non portate su in questo modo. Sempre petto in fuori, esterno verso l'esterno. Chiaro? Anche questo per 2 round. Ciao.